Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Buon venerdì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Pavia rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. La preside di una scuola elementare di Bologna è finita nell'occhio del ciclone per aver diramato una circolare dove richiama le maestre all'ordine in merito alle ore di ricreazione. Pausa di mezz'ora al massimo al mattino e ritorno in classe dalla mensa entro le 14. Ho solo richiamato il regolamento, si difende la dirigente, non si può stare in giardino fino alle 3 se alle 4 bisogna prepararsi per uscire. Cosa ne pensa? È d'accordo con la maestra oppure no? Secondo me è esagerato. I bambini dovrebbero riposarsi un po', dovranno vivere tutta la loro vita tra lavoro, famiglia, ora che sono bambini. È vero che devono imparare il più possibile, ma cioè, secondo me se sono stressati e stanchi non imparano bene. No, secondo me ha esagerato in parte perché credo che comunque i bambini abbiano bisogno di avere il tempo per giocare, rilassarsi e sicuramente se si cerca di rispettare quello che è il programma, i bambini comunque seguiranno la professoressa e anche se non si raggiungono gli obiettivi formativi necessari, i bambini sicuramente non avranno un livello inferiore. Secondo me, dal mio punto di vista, se i bambini comunque sono tranquilli, riescono a divertirsi, hanno anche più voglia di imparare e cercare di seguire l'insegnante. Secondo me ha esagerato un po' perché comunque secondo me ogni bambino ha un percorso personale, un metodo di studio personale e può giovare o non giovare il fatto di avere una pausa rigorosa o meno, appunto. Perciò non lo so, potrebbe essere magari la prossima volta più elastica nel dare certe notizie o comunque nel prendere alcuni provvedimenti, nel senso, perché se alcuni ragazzi magari hanno bisogno di 10 minuti di pausa ed altri hanno bisogno di 2 minuti di pausa, lei non lo può sapere, ma sono giustamente gli insegnanti che devono prendersi cura dei bambini e dire la loro anche. Sì, una formazione soggettiva basata sul soggetto, sul bambino. Sì, esatto. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.